Ciao amici, bentornati sul mio canale in cucina con Rosaria, oggi con un unboxing, però all'interno ci sarà anche la ricetta, quindi non abbandonatemi. E vi sto parlando sempre dell'azienda Cecotec e qui all'interno abbiamo una piastra per fare le crepe. Andiamo subito ad aprirla. Allora, spacchettamento fatto, qui come vedete ho trovato il primo oggetto, chiamiamolo oggetto, la piastra insomma, è leggerissima. Ma veramente leggera. La piastra da applicare sopra, il libretto dove ci saranno le ricette, tutte le istruzioni, ma tanto io vi spiegherò tutto. Qui abbiamo, non so come definirla, la spatolina per poter spalmare bene il nostro impasto sulla piastra e questa la spatolina invece per poter togliere le nostre crepe. Andiamo subito a vedere come preparare le crepe e vi faccio vedere il funzionamento. Oggi qui vi darò una ricetta per delle crepe proteiche, ma possiamo utilizzare qualsiasi tipo di impasto. Inizio versando in una ciotola il latte di riso, gli albumi a temperatura ambiente e vado a setacciare la farina di avena. Impasto bene con il frullatore elettrico, evitando che si formino dei grumi. Ora prendiamo la piastra Cecotec e con un po' di olio di semi, questo per la prima volta, e andiamo a pulire tutta la piastra. Con un panno poi asciutto, togliamo via l'eccesso. Accendiamo la piastra a temperatura elevata, come vedete c'è la spia arancione, e nel momento in cui la temperatura è giusta, la spia sparirà. Vedete il fumo? Questo succederà per la prima volta. E con la spatolina spargi impasto, facciamo tutto il giro velocemente con la piastra. Dopo qualche minuto, il sotto è già bello che cotto, possiamo girarlo con la spatolina di legno. E subito dopo vado a mettere il burro di arachidi, in questo caso per quella proteica, altrimenti utilizziamo la classica Nutella. Pieghiamo la crepe in quattro, la diamo da mangiare se c'è qualcuno presente oppure andiamo avanti. Il nostro impasto, spargi impasto, in questo caso come vedete sto mettendo la Nutella, piego in quattro e la nostra crepe è pronta. Sono delle crepe XXL, grandissime, buonissime. Su quelle con la Nutella vado a spargere dello zucchero a velo, mentre su quelle proteiche vado a spargere invece un po' di miele. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento.